Ciao amici, siamo alle prese con un nuovo disegno. Allora, oggi dipingerò questo paesaggio di campagna, un paesaggio abbastanza semplice in cui c'è solo una recinzione illuminata dal sole, ci sono delle montagne sullo sfondo, un bellissimo albero, dei cespugli e degli altri alberelli, un bel prato verde e una buona prospettiva. Una cosa molto bella di questa foto è che ci sono anche delle bellissime ombre che si riflettono sul prato, non si vede molto bene dal tablet, però adesso lo farò e lo comincerò appunto con un tratto a matita, che è la base del disegno stesso. Ok, parto con il disegno a matita, cercando di essere il più preciso possibile, perché sulla carta d'acquerello è sempre meglio non usare la gomma, perché tende a danneggiare il foglio, quindi il tratto deve essere leggero, in modo che anche il colore stesso potrebbe coprire un eventuale errore durante l'esecuzione a matita. Faccio la recinzione con i vari paletti. Ok. Cercando di illustrare un po', senza complicarmi troppo la vita, nel senso questi sono i paletti, semplificandoli, un po' di erba, l'erba che c'è intorno alla recinzione, l'albero, poi ci sono le montagne sullo sfondo e adesso userò il liquido per mascherare, per coprire tutte le zone che sono illuminate dal sole, perché così colorandoci sopra rimarranno protette sulla carta. Una volta tolto il liquido per mascherare, si avrà appunto l'effetto che tutto ciò che è stato coperto risulterà bianco, perché è il colore bianco della carta. In questo caso userò anche un pennellino piccolo perché voglio fare anche dei piccoli fiorellini bianchi. Li lascerò bianchi come la carta, quindi li copro con delle gocce piccolissime che verranno spruzzate direttamente dal pennello sul manico di un altro pennello. Questo schizzerà il liquido per mascherare sulla carta, creando delle macchiette che poi verranno appunto coperte da questo liquido, colorandoci sopra e poi asportandolo. Si avrà il risultato di avere questi fiori bianchi e il bianco è dato appunto dal colore della carta. Si procede in maniera abbastanza diffusa, anche un po' qui. Ok, ne sto facendo tanti in modo da averne tante a disposizione, perché poi ci saranno le ombre del recinto. E dove c'è l'ombra non ci sono, appunto, non ci sarà il bianco della carta. Anche un po' in giro, altri schizzetti, si pulisce un po' il pennello e voilà. Il gioco è fatto, si lascia asciugare assolutamente. E adesso ho intenzione di dipingere praticamente una sorta di sfondo del disegno per lasciare la parte bianca centrale. Quindi interverrò intorno con dei colori blu, rosso e giallo, inumidendo prima la carta in questo modo e poi vado a inserire questi colori intorno alla zona, al punto focale che rimarrà bianco, quindi un po' di rosso, un po' di giallo, anche qualche schizzo di viola per dare un po' più di dinamismo al dipinto. Voilà, tolgo quelle macchie che non c'entrano niente e voilà, il gioco è fatto. Ora quello che c'è da fare praticamente è creare le ombre. Quindi userò un blu cobalto per coprire le ombre dell'albero, del cespuglio dietro la recinzione.
l'ombra che c'è nel prato davanti in primo piano e poi le ombre del recinto che sono sul prato. Userò un blu cobalto per questo, che è un colore che a me piace veramente tanto. Ok, quindi procediamo con la colorazione delle ombre. Ho preparato il mio blu e adesso lo vado ad applicare su tutte le zone in ombra del dipinto. Il blu è un po' diluito in alcune zone, un po' più scuro nelle altre, perché ci sono zone più scure e zone un po' più chiare. In questo caso sono i cespugli sullo sfondo, quindi non saranno di un blu particolarmente scuro. Le ombre anche sui pini dello sfondo, sulla parte che non è illuminata dal sole. E adesso ho accelerato un pochettino il video, vado a colorare tutte le ombre che sono dietro il recinto. In questo modo il recinto verrà spinto in avanti, perché con le zone illuminate del recinto stesso si farà in modo di spingere il recinto in avanti, ma poi lo vedrete poi a dipinto completato. Quindi queste ombre sono quelle che sono sui rami dell'albero, tra i rami, in cespuglio, dietro la recinzione. Vado attorno ai tronchi degli alberi. Qui il blu è un po' più scuro, perché l'ombra deve essere decisa. Ok, adesso faccio le ombre dell'albero e voilà. Adesso abbiamo diverse ombre già pronte e vado adesso ad intervenire con l'esecuzione delle montagne sullo sfondo. Ci sarà una montagna viola chiaro che spingerà tutto lontano, perché sono colori freddi. Il viola molto schiarito è un colore, diventa quasi un colore freddo. Ci sarà poi una montagna blu davanti, un blu sempre chiaro, però farò tutto in modo di spingere tutto in fondo, in modo che cosa venga avanti è il recinto e il prato, che sarà di un bel verde acido. Ok, coloro la montagna sullo sfondo. E adesso l'altra montagna che è davanti a quella violetto, facendo attenzione a dipingere in modo da lasciare il cespuglio al di sotto della montagna, e poi passo in mezzo ai due pinetti e la completo sulla sinistra e poi sulla destra, la parte finale che è ancora dietro l'albero e che va sul margine del foglio. Ok, adesso esecuzione del prato. Ho mescolato un giallo limone e un verde salvia, in modo da creare un bel verde acido, e poi un pizzico di giallino che mi servirà poi più avanti. Più che giallo, un giallo Napoli, che io adesso ho sistemato sotto i cespugli in fondo, però intervengo subito con il verde acido del prato e con questo dipingo tutta la parte del prato, lasciando anche delle piccole zone bianche. È molto importante usare tanta acqua in questo caso, così quando si ritorna sulle zone che sono già state dipinte praticamente non si crea un'asciugatura con delle linee nette, ma tutto si mescola. Vado sopra il blu, sopra le chiazze di viola che ho fatto, cercando di non insistere troppo per non diluire di nuovo il blu che potrebbe rinvenire e invadere il colore verde. Quindi la parte bassa sarà di un verde un po' più scuro. Adesso il prato dietro il recinto, tutto molto giallo perché deve venire avanti, deve essere in primo piano, deve attirare l'attenzione.
Adesso con il pennellino schizzo un po' di viola per creare un po' delle macchiette tipo dei fiorellini. E con quel giallo di Napoli, con un giallo un po' più scuro, faccio dell'erba un po' sullo sfondo, altrimenti il paesaggio verde così sarebbe un po' monotono. Quindi aggiungo dei piccoli tocchi di giallo di Napoli. Anche dietro la recinzione. E adesso con un verde scuro, molto scuro, un verde foresta scuro, faccio dei fili d'erba a caso, senza pensare di farli in maniera ordinata o meno, come potrebbe essere un prato guardandolo, ma saranno molto disordinati, quindi dei segni che danno l'illusione di un prato con dell'erba molto vicina, perché questo è il primo piano, quindi deve essere molto dettagliato. Intervengo ancora con un verde sempre scuro per dare ancora un po' di dettaglio. Una cosa molto importante nel primo piano è attorno al punto focale che ci sono molti dettagli. Quindi intervengo anche sulle ombre della recinzione sul prato, che poi scurirò ancora in seguito. Bene. Adesso mi preparo a colorare l'albero. Allora, l'albero non lo voglio fare totalmente verde. Ho scoperto da alcuni libri che se un albero è colorato con diversi colori rimane più armonico e più bello anche da vedere. Quindi io mescolerò del verde foresta, poi ho già preparato anche del viola e metterò anche del blu all'interno dell'albero stesso. Quindi il verde, mescolo del viola, aggiungo anche un po' di blu. E poi coloro le foglie, sempre con tanta acqua e tanto colore. Aggiungo il viola, così creo anche delle ombre scure, del blu. Sono colori armonici questi. Ok, la parte bassa. Poi asciugando il colore prenderà un'altra tonalità, adesso è molto forte. Ok. E voilà, vedete che l'albero si è asciugato. E adesso è un po' più chiaro, è molto bello. Adesso con un colore molto scuro, ma non tanto, vado a dettagliare il cespuglio sullo sfondo. Ho detto scuro, ma in realtà la parte alta sarà chiara, perché è inondata dalla luce del sole. La parte scura sarà tutta quella sotto dove c'è la recinzione e sotto l'albero, perché fa ombra. Quindi parto con un verde chiaro. E poi comincio a scurire. E mano a mano che vado giù sarà sempre più scuro, perché ci sarà molta ombra sotto l'albero e sarà l'ombra del cespuglio stesso. Sto lavorando sempre con tanto colore e tra l'altro sto usando anche non tanti colori, perché i verdi sono più o meno sempre gli stessi, il viola è sempre lo stesso, ma mescolandoli insieme si ottengono appunto queste tonalità scure. Magari si può aggiungere un po' di viola, un po' di blu per scurire di più. Quindi vado dietro alla recinzione. Qui bisogna essere un po' certosini nel disegno, perché non posso invadere lo spazio della recinzione. Col liquido per mascherare io ho coperto solo le zone di luce. Il resto della recinzione è ancora foglio bianco, quindi potrebbe prendere il colore. Quindi con un pennello molto piccolo, numero 1, vado a intervenire proprio sulle zone dietro, cercando di essere abbastanza preciso. Dettaglio anche dove c'è l'erba sotto la recinzione. Anche qua sotto. Ok, proseguo ancora dietro alla recinzione, anche sulla parte destra del dipinto. Ok. Sempre in maniera molto dettagliata.
Ogni tanto sentirete anche i miagoli del mio gatto, ma... E poi vado a finire sulla parte destra, cercando di sfumare magari anche un po' di acqua in modo da non arrivare al margine del foglio con un colore netto. Ok. Metto ancora un po' di viola. E adesso con un viola molto scuro, con un idantrene, non riesco mai a dire questo nome, idantrene, abbinato al viola, scurisco tantissimo sotto l'albero in modo da creare proprio questa zona d'ombra molto forte. In questo modo si crea della tridimensionalità e spingerà il recinto praticamente verso l'osservatore che guarda il dipinto. Questo naturalmente è una seconda mano a colore asciutto, io ho tagliato alcune parti di asciugatura per non annoiare. Adesso con lo stesso colore vado in mezzo alle foglie per cercare di dettagliare i rami senza insistere troppo, saranno rami che si vedono e non si vedono perché c'è tanto fogliame, siamo in una stagione in cui l'albero è in piena vegetazione, quindi i rami rimangono molto nascosti dalle foglie. Comincio a colorare anche una parte del tronco che non è esposta alla luce e quindi rimane in ombra. Ok, il primo albero. Altri rami. Ok, una volta fatto questo faccio anche l'altro albero. Perfetto. Bene, e coloro anche il tronco di un colore molto chiaro, perché comunque c'è una zona che non è data dalla luce. Adesso vado a intervenire sui pini dello sfondo, i colori saranno molto più chiari perché tutto ciò che è lontano non ha dettaglio e non è neanche tanto scuro, deve allontanarsi dall'osservatore per spingere tutto il resto sul primo piano. Ci saranno anche i cespugli dello sfondo del prato. E voilà. Che scurirò un pochettino perché c'è una linea di confine. E poi intervengo su alcune zone che ho lasciato bianche in partenza nell'erba, come se ci fossero dei sassi inondati dalla luce. Adesso parto con la colorazione della recinzione. Allora, per colorare la recinzione ho usato un rosso inglese mescolato sempre con il blu cobalto, l'ho reso abbastanza scuro, e quindi vado a dipingere tutto ciò che è in ombra, che non è preso dalla luce del sole. Posso anche andare sopra la zona mascherata dal liquido, tanto diventa impermeabile, non prende il colore. Quindi posso colorarmela anche tutta tranquillamente. Una volta rimosso il liquido per mascherare, appariranno tutte le zone in luce della recinzione. Ok, questo è un lavoro anche abbastanza da certosino, perché deve essere preciso, devo dare proprio l'illusione di una bella recinzione di campagna. Adesso accelero un pochettino il filmato in modo da far vedere il processo di realizzazione, però ad una velocità un po' più spedita.
Ok, altri paletti. Qualche paletto lo faccio un po' più scuro, altri un po' più chiari, perché comunque è una recinzione in legno, quindi non ha tutto lo stesso colore. Ci sono delle parti più consumate, parti che sono meno consumate. Così si dà anche un po' di realismo. Ok, la recinzione sta prendendo forma. Era proprio un bel posto di campagna questo, mi è piaciuto tantissimo. Ok, ultimi paletti. Vedete che già appare la profondità del dipinto, perché la recinzione colorata si abbina con la sua ombra. Adesso intervengo ancora sull'ombra per scurirla molto bene. In questo modo si crea proprio la luce del sole che picchia sul prato e sulla recinzione, proiettando appunto la sua ombra. Ok, e adesso con un pennellino e con del rosso spruzzo un po' di colore sul prato, in modo da dare un po' l'illusione che ci siano diversi fiori di altri colori, a parte quelli bianchi che abbiamo lasciato in partenza, fatti con il liquido per mascherare. Ok, adesso il dipinto è finito, ho rimosso il liquido per mascherare, come potete vedere è arrivata la luce sulla recinzione, c'è un bellissimo sfondo che porta in avanti tutto il resto, anche la recinzione, vedete come l'ho fatta, togliendo il liquido per mascherare ha preso luce, la luce del sole che la inonda, ci sono le sue ombre. E questa parte scura dettagliata davanti crea proprio il primo piano, come anche tutti i vari fiorellini che si vedranno poi a dipinto un po' ravvicinato. Questo è tutto, spero che vi sia piaciuto come video e ci vediamo prestissimo. Una cosa mi sono dimenticato, che è quella che mi dimentico sempre, è quella di aggiungere la mia firma. Quindi userò sempre un tratto pen, pigment liner, sempre più o meno un 03. Metto la mia bella firma e voilà, il paesaggio di campagna è realizzato. Spero che vi piaccia e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!